Pietro Orsatti, Pier Giacomo Lavia, oggi faremo un approfondimento sulla figura del barone Stefano La Motta. Dopo che due sere fa c'è stato un dibattito sulla presentazione del libro di Pietro Orsatti sulla figura del bandito Giuliano. Nel libro in realtà Stefano La Motta viene appena sfiorato, perché la parte legata proprio al separatismo non l'ho centrata, perché era quello più conosciuto su Giuliano. E proprio perché era conosciuta, per me è paradossale che ci sia stata questa mostra così, nel 70° anniversario della stagione di Pietro Genesta. Per il semplice fatto che Stefano La Motta era uno dei uomini di azione, chiamiamolo così, di Finocchiaro Aprile, dell'ala di ultradestra del movimento separatista. Il movimento separatista ha avuto anche un angolo di sinistra legato a Canepa, che morirono in maniera abbastanza particolare. Addirittura alcuni dei suoi uomini durante questo scontro a fuoco non furono uccisi, ma vennero seppelliti vivi. Ci sono anche queste testimonianze che nel cimitero si accorsero che c'erano delle persone vive che intervenivano. Quindi con grande fretta venne eliminato sia il corpo di Canepa che il corpo dei suoi uomini. Scontro a fuoco su cui ci sono almeno tre versioni differenti da parte dei carabinieri. E quella era la parte di sinistra, collegata anche alla resistenza, perché aveva combattuto in Toscana contro il fascismo, aveva fatto un tentativo di attentato a Mussolini, aveva partecipato attivamente alla preparazione dello sbarco facendo saltare dei depositi di armi tedesche. Insomma, era un personaggio completamente diverso da quello che invece era Giuliano, che era invece fortemente, questa è la parte, il filo conduttore della narrazione, era un uomo della decina massa, collegato alla Repubblica di Salò, eccetera. In realtà anche La Motta lo era. Nelle documentazioni che stanno emergendo, in parte di desecretazione italiana, ma pochissima la segretazione italiana, ma soprattutto da parte dei servizi americani e dei servizi inglesi, che sono molto precisi nella segretazione, la scadenza del termine, il documento è disponibile, emerge che Stefano La Motta già partecipava a una serie di riunioni che avvenivano in Sicilia, e che in Sicilia si concentrò l'MSI e i vari partiti della destra, nati dalla Repubblica di Salò, vari partiti e organizzazioni, in Sicilia vedevano il volano dell'operazione, perché c'era un forte movimento separatista, fortemente infiltrato, di cui La Motta era un personaggio, era giovane, quindi molto operativo, molto aggressivo, ed era l'uomo che veniva utilizzato da Finocchiaro Aprile per prendere i contatti con quelli che saranno poi i nomi dell'ELIS, che è l'esercito clandestino del movimento separatista. Attenzione, lì è il cortocircuito più grave, perché Stefano La Motta, che viveva a Palermo, praticamente stava pochissimo in Cosina, è nato in Cosina, ma viveva a Palermo, fornisce addirittura la casa dove vengono fatti gli incontri per arruolare, per attirare il movimento separatista Giuliano. Qui si nega addirittura che ci fosse una conoscenza con Giuliano, mentre nelle campagne e nella storia di un'altra parte della società di Nicosia si sa addirittura che la latitante qui e la latitanza di Aronorale sono La Motta. Quindi diciamo già semplicemente che ci sia questo cortocircuito nella cittadinanza e nella memoria collettiva di Nicosia dovrebbe creare qualche dubbio da parte dell'amministrazione dedicata nel 70° e patrocinare, attenzione, patrocinare. Quindi significa che la giunta di questo comune ha appoggiato in termini proprio etici e morali, cioè il patrocinio significa che fa proprio quell'iniziativa, un'iniziativa del separatismo. Un'iniziativa di una persona che è stata acquisita ed è morta prima di andare
stata inquisita e penalizzata perché non soltanto aveva arruolato, ma addirittura era uno degli uomini che con fondi andava a ricercare le armi dell'esercito separatista, di cui il colonnello e capo dell'esercito separatista dell'Ex e il bandito Giuliano. Poi qui si dice che nel 46 lui abbandonò il separatismo, eccetera. Io non so questa cosa. C'è anche la questione dell'arresto, che qui viene questa in realtà fu fermato dai carabinieri. Allora, mettiamola così, la metto in termini di logica. Al di là della questione che qui non nel 1946-47 non penso che ci fosse neanche un generale di carabinieri che potesse ordinare e condurre l'arresto di un barone latifondista siciliano. Per il semplice fatto che tutte le autorità, fra l'altro, cioè, non arrestarono neanche quasi, cioè non è che non arrestarono qua, non hanno arrestato il bandito Giuliano, nonostante che avessero praticamente tutti i suoi locotenenti a busta paga, e quindi cioè, è molto improbabile che questa prima volta sia stato arrestato. È stato interrogato, a lungo, ma non è stato certo portato in manico. Perché Sciortino, che era uno degli uomini collegati, perché era stato arrestato invece, collegato alla banda, oltretutto separatista, era più separatista, ancora più separatista di Giuliano, diciamo, collegato al movimento separatista, Sciortino, che è una delle varie bande collegate alla banda di Giuliano, perché la banda di Giuliano è una sorta di confederazione di bande, Sciortino fa delle dichiarazioni pesantissime sulla morte e su una serie di cose come viene arrestato. Ci sono varie persone che confessano, fra cui confessa anche lui. Cioè quando gli portano avanti la cosa, anche lui dice sì e ammette una serie di condizioni. Dopodiché ritrattano tutti, prima del processo. Poi inizia il processo, lui muore nell'incidente di Ferrari, e quindi il suo passato sportivo. E allo stesso momento tutti questi che avevano ritrattato non ritrattavano più durante il processo. Io ho riportato nella polemica la sentenza, parti della sentenza delle corte d'appello, che è stata poi confermata in Cassazione, quindi stiamo parlando della sentenza degli anni 60, dopo la prima sentenza del processo di Viterbo, della corte d'appello invece di Roma, del processo d'appello. In cui viene evidenziato il ruolo che ha avuto Stefano La Morte. Non è un ruolo principale, perché il capo è ovviamente fino a più chiaro, ma è un ruolo operativo. Poi, che lui fosse il presidente del Palermo Calcio, che abbia fondato lo stadio, portato tre giocatori del Palermo Calcio, della società di Palermo, per portare il calcio in così, che ha l'ippodromo di Palermo per un periodo sia stato intitolato a lui perché comunque era molto amante dei cavalli e quindi stiamo parlando quello della favorita, è storia. Ma detto questo, io l'ho detto anche al vice sindaco durante questo dibattito, io sono romanista, la Roma si chiama così perché l'ha voluto Mussolini, adesso vogliono fare la strada della Roma e io faccio le barricate se non ti fanno romanista Mussolini. Stessa cosa, non penso che a Predappio, paese di dove è nato Mussolini, qualsiasi giunta di ultradestra o di sinistra abbia mai fatto qualcosa per uscire anche l'opera di Mussolini. Disinformazione? Non lo so. La questione è che la storia è fatta di documenti. Che io sia qui a dire i documenti ce li ho dentro il computer, centinaia di documenti di cui viene citato in molti passaggi, viene citato questo latifondista di Nicosia, che poi in realtà è la maggior parte dei latifondi, continuo a ripetere, non è quale. Se bisogna utilizzare come icona di cittadinanza di così, un personaggio così, forse è meglio non cercare. C'è un santo, utilizzate quello come icona, tutto questo io non riesco a capire per quale ragione, cioè posso
immaginarlo, non riesco a capire per quale ragione fare questa cosa durante, spostando l'iniziativa libraria, che è la seconda e porta gente da tutta Italia, anche l'anno scorso c'erano addirittura ospiti che arrivavano da Los Angeles, in questo paese, all'interno della Sicilia, splendido, con una storia enorme. È stato uno dei comuni più importanti della Sicilia nel Medioevo, del Rinascimento. Cioè, stiamo parlando di un pezzo di storia di questo paese, per quale ragione bisogna spostare e dare la sede naturale, perché l'anno scorso è stato questo, la sede naturale di un'iniziativa libraria che doveva essere al centro della città, portando la cultura all'interno della città, che viene spostata da un tribunale che è stato chiuso, i locali che sono stati utilizzati sono stati aperti soltanto per questa iniziativa, quindi con anche con un livello di agilità, parliamoci, fatiscente, e viene concesso non solo il patrocinio, che non era stato neanche chiesto, non solo il patrocinio, ma proprio il locale, cioè il centro della città, il palazzo della città, all'attività sportiva di una persona, cioè nel senso, non so, può essere, poi cioè, uno dice c'è stato il separatismo buono e il separatismo cattivo. Io vorrei ricordare che l'ultimo movimento separatista, l'ultima iniziativa separatista in questa isola l'ha portata avanti Leon Cavaccarella, dopo l'arresto di tutta la comunità. Io ho ascoltato molto attentamente, dicevo, c'è l'intervento di Orsatti, ho ascoltato prima, ho seguito un po' la polemica. Dico subito due cose. Io sono un lamottiano, un lamottista, o quantomeno lo sono stato, e dirò subito perché. Dico anche che qualunque polemica, se non è fine a se stessa, così come ritengo che non lo sia, quella che ha iniziato giornalista Orsatti, è sicuramente utile all'approfondimento, alla discussione e a far crescere un po', no? La coscienza un po' tutti noi. Dicevo la mottista perché? Perché la motta, ecco, c'è un aspetto che magari Pietro non conosce o non conosceva, è una figura molto forte, così. Un barone che andava controcorrente, utilizzo questo termine moderno, nel senso che pensate che Nicosia è il paese dei 24 baroni, il barone è essenzialmente un conservatore, è un medievale come concezione culturale ed economica. La Motta è completamente diverso. La Motta, per esempio, si svena, spende tutto il suo patrimonio per fare delle cose, e non solo ha fatto il campo sportivo a Nicosia, ha portato il calcio a Nicosia, l'ippodromo a Palermo. Nello stadio della Favorita di Palermo c'è una targhetta che lo ricorda molto, molto ben in vista all'ingresso, l'ho vista anche io. Per esempio, progettava un campo di volo al Ficilino, contrada molto vicino qui. Ecco, aveva delle idee che, come dire, pensava in grande, a parte tutta la sua attività sportiva. Ovviamente anch'io conoscevo il suo aspetto ideologico, no? Era un separatista, sicuramente un separatista di destra rispetto al separatismo canepiano che dicevi tu, e comunque nell'insieme, per esempio, quando fu arrestato, perché fu arrestato, probabilmente adesso le mie... La mia disinformazione nei confronti dello storico giornalista è evidente, è palese, ma so per certo che quando è stato rimesso in libertà venne accolto dall'intera popolazione nicosiana nella zona... Per dirti, nella attuale via Vittorio Emanuele siamo... Porta Palermo, si chiama anche così, con la banda musicale. Allora, ecco, questo personaggio un po', ecco, è stato tramandato nella storia, cioè, tant'è vero, per esempio, ecco, l'altra volta si fece un riferimento, quando io facevo il sindaco, è stato, ho istituito io, tra tutti gli altri, un premio sportivo che poi non ha avuto molta fortuna, ma per altri
aspetti, insomma, l'abbiamo fatto per 2 o 3 anni, poi non è stato più portato avanti, proprio riconoscendo questa capacità. Vengo al punto. Se oggi, ecco, c'è un fatto nuovo, io mi sono permesso di intervenire stamattina, mi ringrazio anche per dare il mio contributo. Io non condivido la posizione dell'amministrazione comunale nel momento in cui è stato sollevato il problema, perché non si può dire in maniera semplicistica o un po' superficiale, io lo prendo come sportivo e poi che faccio? Mi metto, come dire, il prosciutto sugli occhi, oppure metto la testa sotto terra e io voglio solo quella parte. Io ripeto, ecco, cioè, per me la Motta resta un grande personaggio e il problema si deve affrontare diversamente, in maniera più approfondita e più complessa. Io per esempio mi auguro che le cose che dice Orsatti non siano vere, cioè che Orsatti si possa essere sbagliato nella sua ricostruzione storica, me lo auguro, lo spero, ma se invece ciò fosse vero, nel senso che io voglio, ecco, dire, conosciamo la storia, conosciamo la posizione degli agrari di destra, la posizione fascista che voleva fermare in Sicilia il movimento operaio e contadino, e quindi, ecco, la strage di Portella delle Ginestre non è altro che, perché, attenzione, facciamo una valutazione storica, è diverso, cioè è tutto terrorismo, ma noi, ma non per una questione di appartenenza, abbiamo distinto tra un terrorismo, come dire, frontale, terrorismo delle Brigate Rosse che attacca, è esecrabile, il primo io quando 40 anni fa, 45 anni fa, scelsi la via democratica al socialismo, no? Dico, abbiamo condannato sempre, ma è ancora più esecrabile quel tipo di terrorismo, quello fascista, che è un terrorismo volto alla destabilizzazione, la strage ultima della stazione di Bologna, la piazza della Loggia Brescia, Portella della Ginestra che 70 anni fa ha esattamente questa stessa, è antesignana, per semplificare, rispetto a questo. Allora, se mi si dimostrasse, adesso i processi non possiamo farli in un'aula giudiziaria, io non conosco i documenti. Ma siamo in un'aula, next aula giudiziaria. Anche se siamo in un'aula giudiziaria. Ma se la storia, che se parla di processi storici, mi dimostrasse in maniera assolutamente certa, rigorosa, aggiungo, al di là di ogni ragionevole dubbio, scusate la mia deformazione, che Stefano La Motta fu un mandante di strage della Portella delle Ginestre, dove furono falciati dalle mitragliatrici di Giuliano, bambini, donne, anziani, lavoratori che andavano a fare la festa, se così fosse stato. Io penso che tutti abbiamo il dovere di cambiare il nostro giudizio. Allora, cioè, no, nessuna celebrazione, nessun riconoscimento, né come sportivo, né come cittadino, né niente. Cioè, se così fosse stato, ecco, dico, voglio usare una parola brutta, scusate, qui ci andrebbe forse espunto, espulso, depennato dalla cittadinanza storica di Bosiano. Sto facendo solo un'ipotesi, perché ovviamente mi mancano i documenti, perché mi manca la visione storica. Sta di fatto che il Jacques di Orsatti va tenuto appunto in questa debita considerazione e il problema va approfondito e va discusso con toni civili, pacati, democratici, ecco, senza esagitazione o come dire, un po' forme da ultra da stadio, che sono le cose che non mi sono mai piaciute. È un discorso. Seconda questione, no? E poi per carità per parlare. No. Volevo fare una specifica cosa sulla strage di Portella della Ginestra, semplicemente sì, una cosa. Prego. In realtà la strage di Portella della Ginestra è un episodio, è una strage diffusa durante 5 anni condotta dalle bande separatiste e dai fascisti in quest'isola, che ha fatto 500 morti, non gli 11. Io per esempio, ecco, tu
vista della quindi mia... c'è la questione della responsabilità del movimento separatista su quei modi è storico. Allora, cioè, documentato e allora, per esempio aggiungo, io volevo parlare di una seconda questione dell'elezione da Davide, se ho un minuto, no, però aggiungo perché mi stimola, io non sono uno storico perché non ho scritto, non ho studiato, però ho vissuto 59 anni con una mia esperienza. Io ho avuto la ventura, la fortuna di conoscere un bandito del nostro territorio, o la Tradenta per intenderci, quelli più anziani se lo ricordano, quando nel 75 uscì di galera, perché aveva scontato 20 anni, era coevo di Giuliano nel 46, fu arrestato per una storia particolare, insomma comandò una banda di banditi e imperversò in queste zone. Quando uscì, entrò in galera analfabeta, uscì invece diplomato, di geometra, con una cultura gigantesca, una cultura politica, perché era comunista come me, io avevo 18 anni, 17 anni, immediatamente mi ha affascinato, mi ha preso da questa cosa e mi disse semplicemente una battuta un giorno che mi ricordo esattamente. Sì, io, a differenza di Giuliano, le cose le facevo con la mia testa perché non me le diceva nessuno. E infatti era una banda, come dire, un po' peculiare di questa zona, dei Negroli, eccetera. Se mi capitasse di avere dei documenti, delle cose dei fronti. Quindi chiuso il discorso, io sono pronto ad accettare documentazione, sentenze, eccetera, per avere un'idea. Voglio, non parlo più di La Motta, vorrei parlare di David. Nel senso che qui condivido la cosa che dice Orsatti, cioè dire la manifestazione da lì, che porta 30 autori, 28 moderatori, decine editori, che porta personaggi di rilievo nazionale. Ieri sera abbiamo ascoltato Orsatti, abbiamo ascoltato Maurizio Torrealta in un suo libro, cioè un giornalismo di qualità, asciutto, intelligente, insomma, ecco, cioè, dico, un'occasione del genere, una manifestazione del genere, cioè la Davì, non può essere trattata in maniera così con sufficienza. No? Io faccio la mostra, a prescindere dalla Motta che è successo, io faccio una mostra e quindi la manifestazione da Davì quasi quasi la porto in un altro posto, eccetera, sì, questo locale potrebbe essere rilanciato, mi rendo conto, eccetera. Cioè perché è un'occasione, uno sforzo veramente notevole. Cioè questa manifestazione va sostenuta, va supportata, a tutti i livelli, va coccolata, ecco, utilizzerei questo termine, va corteggiata, va adottata. Ultimamente ho visto che il Movimento dei Territori ha adottato una manifestazione di fotografi a braccio di così, insomma, una cosa che sicuramente va adottata dalla città. Non ci possiamo permettere che questa cosa possa finire, perché per esempio questa delocalizzazione, utilizzo un termine più tecnico, ha avuto delle ripercussioni, ha avuto delle difficoltà che non c'era prima che si creasse. Io, ecco, per esempio, voglio dire, meno male che c'è stato il supporto di queste città invisibili, che è l'outsider della cultura, la bella giovinezza, ecco, mi verrebbe da dire, bellezza non solo perché giovani, ma anche veramente anche intensità interiore, culturale, eccetera. Io spererei che l'anno 21, questa manifestazione fosse ancora più supportata e sostenuta. Mi stupisce, io ho sentito parlare al saluto Luigi Bonelli, sindaco attuale, che dice: ma perché Aldo la fa questa cosa? Si pone questa domanda, ha fatto un interrogativo più volte, perché la fa? Con uno sforzo economico, perché penso che Aldo La Ganga ci perda qualche migliaio di euro a fare questa cosa, tra l'altro, cioè, perché non so di quei conti, non conosco il bilancio, ma perché lo fa? Con uno sforzo psicologico, di energie, un imprenditore che lascia per alcuni giorni i propri interessi, e voi capite, io
faccio, sono autonomo, se io lascio lo studio non per 4 giorni ma per 4 ore ho sicuramente delle difficoltà, ma ci va, perché lo fa? Come perché lo fa? E la risposta è semplice, vorrei anch'io dire, se Luigi ascolterà questa intervista, mi auguro che lo faccia, e lui dovrebbe saperlo perché amico di altri come lo sono io, e lo fa perché ci crede. Perché ci crede a tal punto da mettersi appunto in gioco, da mettere in campo queste energie e spenderle, perché crede nella cultura, perché crede nello sviluppo di questo territorio, quindi nella cultura e nel territorio. Finisco, scusate se sono stato anche lungo, ma la sintesi era un dono che avevo, che ho perso anni della mia vita, prima ero qui, ma avevo anche questo dono che era importante, oggi non ce l'ho più. E se l'anno venosa o l'anno venosa si rifarà, io, ecco, sarò sempre qui a sostenere questa manifestazione, con le cose che so fare, se per caso riempire un vuoto, moderare un dibattito, sistemare le sedie, e mi auguro che l'anno venturo il comune via le sedie, le poltroncine, anziché le sedie di plastica, anche perché in un'aula di tribunale le poltroncine sono più consone rispetto alle sedie di plastica, perché il comune mi risulta che ha delle poltroncine eleganti, non ricordo se l'amministrazione che presiedo o altre amministrazioni l'ha accusata. Baronato. No, ma non sono baronato, non sono baronato, sono piuttosto invece moderni o contemporanei, però sono delle belle poltroncine, e comunque provvederemmo casomai anche ad avere delle poltroncine migliori. Io, ecco, penso che il dovere di tutti noi sia quello di sostenere questa manifestazione. Io posso dire libero. Vai. Anche perché l'ho detto durante l'intervento, durante questa presentazione, al di là che insomma c'è, essere invitato a uscire fuori per un chiarimento fisico da un esponente locale, e aver assumito l'attacco al palco da un assessore, perché cioè, si era impossessato dei microfoni, dopo era stato invitato a intervenire perché voleva replicare, mentre ci stavano due persone che stavano, non io, due persone che stavano iniziando la seconda presentazione, che erano appunto due consiglieri, ex consiglieri comunali di Messina, che raccontavano i guai dell'attuale amministrazione, membri della maggioranza usciti in polemica con il sindaco della giunta di Torrenti, però lì c'è stata una situazione, non lo so, fra gli anni 70, però diciamo ribaltata, e alcune cose che si vedevano in altri posti, in altri momenti. Cioè, l'ultima volta che mi è successa una cosa del genere, io non ero sul palco, però è stato a Rosario. Anche a Rosario non ho portato il tribunale, eravamo compagni di... Non è stata una bella scena, non è stato un bel atteggiamento il vice sindaco in mia assenza mentre io ero fuori, nell'intervento di inaugurazione ha detto il capo degli autori, se in sua assenza, se c'ero non c'è nessun problema. La cosa è che si è utilizzato probabilmente per un fatto di non conoscenza, però mi viene da dire che in termini la non conoscenza non è un attenuante. La non conoscenza di quello che poteva suscitare la presenza di commemorare un separatista e fascista dentro il comune di Nicosia, perché questo è storicamente, cioè trovato, ottenuto, sono i documenti suoi, di sua firma, con i suoi programmi, i suoi rapporti con Fino, chiaramente erano quelli. Se non siete a conoscenza su Nicosia, informatevi, ma non è una responsabilità mia che non vi comprate i libri e non leggete le cose, cioè deve essere un problema vostro eventualmente, cioè non è che uno pubblica eccetera e devo continuare a mostrare le prove perché non mi siete comprati i libri, compratevi i libri, cioè questa è la cosa, è molto approfondiamo. Esattamente.
va approfondita, oltretutto tutta questa documentazione ormai è pubblica ma da anni, perché sulla Motta non è che ci stanno rivelazioni recenti, stiamo parlando di documenti degli anni 60, quindi cioè, per favore, cioè, nel senso, ci sono atti processuali sulla Motta. L'unica cosa che non si è arrivata a condanna è semplicemente perché era morto sulla sua Ferrari mentre faceva il fighetto insieme al principe di Trapia, che era un altro personaggio pesantissimo in termini eversivi pure lui, e facevano questa cosa del Giro di Sicilia. Quindi non raccontiamo Panzani, perché il problema è che non c'è un'icona abbastanza moderna, abbastanza. Oltretutto la questione dei baroni di sinistra e baroni di destra che si sono comportati, cioè, nel senso, o facevi la resistenza armata oppure dove dicevi, e quindi dargli le cose, perché c'era una legge, c'era un decreto nullo sulla questione del latifondo. Quindi c'è, e che cosa vogliamo? È stato bravo perché ha dato i terreni, se non gli davi i terreni gli arrivava l'esercito, cioè era molto semplice la questione. Oltretutto stiamo parlando di una regione in cui ci sono ancora centinaia di migliaia di ettari non dati legati al decreto nullo, cioè ancora ci stanno terreni che ancora non sono stati dati, perché le ha prese lo Stato ma poi dopo non le ha riconsegnate in termini di forma di aria. Ma lasciamo perdere questa cosa qui, cioè stiamo parlando di un paese, non la Sicilia, dico l'Italia, dove questa cosa succede. La questione è che se tu vai a fare una manifestazione in cui la deputezza, la boicotti, ci metti pure il separatista alla cosa, quello è stato un problema. Io lo dico molto chiaramente, io l'ho detto al vice sindaco, se facevano la commemorazione di Pippo qua nessuno poteva dire più. Ah, si sarebbe potuto. Esatto. A mio avviso si sarebbe potuta spostare la mostra fotografica, magari, non lo so. Cioè, diciamo chiaramente l'incidenza era più costoso avere la mostra dentro un'aula di tribunale. Che no, vabbè, questo lo dici tu. No, lo dico io, visto che per sua fortuna si è evitato di averlo dentro un'aula di tribunale, perché dice tutto precedentemente. Io per la mia professione sono diciamo ontologicamente garantista. Ma cioè, quindi diciamo io lo parlo costantemente anch'io, sì, no, perché non sono uno di quelli che va però la questione è che i documenti storici, quei giudizi storici tu mi insegni, sono più complessi di quelli degli altri. Ma infatti non sto facendo no, per carità, sono giudizi politici che vanno sicuramente a che vanno. Cioè, tu puoi commemorare chi vuoi, però secondo me morì dove è la cosa, tu non lo fai dentro il palazzo città e tanto il palazzo città. Però detto questo, cioè, dai anche un segnale bruttissimo, cioè nel senso la cultura sì, lo sport no, l'automobilismo, cioè dai un segnale alla città in cui i libri non devono passare, i dibattiti non devono passare. Però ecco, detto questo, se mi permetti di aggiungere, perché faccio una proposta che già mi pare che sia nell'ordine delle cose, no? Cioè, l'argomento va sicuramente approfondito e a mio avviso sì, io dedicherei, ecco, c'è un'occasione, un convegno, un seminario dove io non parteciperei perché non ho gli strumenti tecnici o tecnico-culturali per poterlo fare, di studio sulla figura, ecco, sul separatismo siciliano, ecco, continuare a parlarne, quindi anche sulla figura dei singoli esponenti, compreso anche Stefano Lamotti, cioè dover Sappi ovviamente avrebbe, no, tutto il diritto di accesso, così come anche, sempre c'erano anche dei sostenitori di tesi contrarie, io stamattina avrei preferito che fossero stati presenti a questa conferenza stampa, cosa, anziché sobbarcarmi questione di lavoro, no, sobbarcarmi l'onere di una, perché io non sono uno storico e non diciamo dei riferimenti precisi o delle idee, le coltivo in maniera direi abbastanza perché fa parte del mio essere. Visto che si parlava dei documenti, io sono 3 giorni che sono qua e questi documenti ancora non li ho visti. Cioè, nel senso che si dicevano documenti presenti qui su questo territorio che smentiscono. Tira fuori quello che vuoi, no? Io li aspetto. I miei basta andare su perché è stato reso tutto. Io sto rilasciando tutti i documenti sul sito. Casa Rubea l'ha fatto per 20 anni,
e ci sono riferimenti lì, poi ci sono i siti legali dove ci sono le sentenze, ci sono gli atti della commissione antimafia e della commissione della relazione, cioè la relazione sul brigantaggio della commissione antimafia del 76, in tutto questo vi trovate Stefano La Motta in abbondanza. Allora, se il problema è che Stefano La Motta ci piace più automobilista che segretista, è un problema vostro, non è un problema mio. C'è tutto qua. Quello che ha detto, no, non ci torno più. Cioè io i documenti mi baso su documenti, si chiamano fonti aperte. Ok? Allora, se qualcuno, quando si parla di fonti aperte, significa che c'è un accesso aperto. Basta andare. Io i documenti posso guardare tutta la documentazione, ho 52 giga di PDF dentro il mio computer, mi vado 52 giga, mi do tutta la documentazione a base del libro e vi divertite per un paio d'anni. Io ci ho messo 8 anni per tirare fuori questo libro. Vi fate la ricerca, ma questo è un problema di nicosia, non è un problema di... Cioè, ci possono essere collocazioni storiche, eccetera. Ma la questione è quando ci sono atti giudiziari, sentenze, documentazione provata, eccetera, è un problema di chi vuole accettare o meno l'esistenza di questo. Poi in Italia si mette in discussione qualsiasi cosa. Però è un problema della cultura italiana che è questa. Cioè, insomma, fra un po' riscriveremo la storia, adesso si sta riaprendo tutta la vicenda sul Moro e si scopre che le varie verità che erano uscite sul Moro non erano verità. Sul caso Pasolini è stato riaperto da qualche tempo. Insomma, è abbastanza complesso. Queste critiche provengono delle attività partecipazione del barone Stefano La Motta al movimento separatista che si ritiene fosse stato legato per certi versi ad ambienti mafiosi. Sono state volte ad accusare gli organizzatori, ma ancor più a sostenitori e gli ospitanti la mostra fotografica, di aver dimostrato quantomeno poca sensibilità nei riguardi del scottante e sempre attuale tema della legalità in Sicilia. Tale insensibilità sarebbe stata virtù accentuata dalla ricorrenza del 70° anniversario della strage di Portella della Ginestra ad opera di criminali mafiosi. L'associazione Vicoli Storici non entra nel merito delle polemiche non avendo le competenze. Tuttavia non può fare a meno di rifiutare fermamente l'equazione che tramite tali criteri si è voluta affermare, per cui organizzare e sostenere questa iniziativa è più valso ad avere compiuto un atto di compiacenza nei confronti della mafia. L'Associazione Vicoli Storici, nel quadro dei propri fini istituzionali di natura sportiva, ricreativa e culturale, ha inteso raccogliere ed offrire alla visione della nostra comunità materiale. Fotografico riguardante l'attività del barone Stefano La Motta, esclusivamente nel settore sport automobilistico, senza fare alcun riferimento alla sua vita familiare, sociale e politica, e senza alcun intento di voler esprimere un giudizio storico, e con tale parziale e soggettivo, sulla personalità dello stesso. Nessun atteggiamento compiacente e neanche semplicemente inadeguato ha inteso adottare l'Associazione Vicoli Storici nei confronti della mafia. Per questo motivo, se si rivedesse bisogno, coglie l'occasione per esprimere la propria ferma e un concedente condannata nei confronti di ogni comportamento che comunque possa favorire il fenomeno mafioso ed afferma il proprio pieno rispetto nei confronti di tutte le vittime di mafia, non solo di quelle che per mano della stessa ne hanno perso la propria vita, ma anche di quelle che quotidianamente sono costrette a dover subire l'ingiusta violenza. Questa breve ma puntuale precisazione si è ritenuta doverosa nei confronti di tutti i soci dell'Associazione Vicoli Storici Nicosia e delle altre associazioni
che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, che senza alcun altro intento, se non quello sportivo e culturale, partecipano con entusiasmo e dedizione alle attività sociali, ispirandosi a principi di legalità e moralità. Nell'amministrazione comunale e all'unanimità nei suoi componenti ha sostenuto e incoraggiato anche nei momenti più critici di queste iniziative. Alla famiglia del barone di Stefano La Motta, segnatamente nella persona del professor Manfredi, che con garbo e disponibilità ha provato che si ricordassero le geste sportive del proprio genitore. Lui gli sposi mortali ha voluto che riposassero per sempre nella cappella gentilizia del nostro cimitero.